Bella a tutti ragazzi, sono Luke, siamo su Need for Speed Run, continuiamo le sfide in serie. L'ultima volta abbiamo fatto la sfida A e M, adesso facciamo la sfida Limited Edition, ovviamente che si trova solo nell'edizione limitata di Need for Speed Run, mi sembra. Almeno io ho detto ovviamente, ma da come è scritto mi sembra che si trovi solo nell'edizione limitata. Comunque, vabbè, insomma, noi facciamola. Ecco qua. Fretta e furia. Sfida a tempo, Camaro ZL1. Doma, che poi sarebbe Domina, non Doma, ma vabbè, o anche Doma. Boh, vabbè, non lo so. La Camaro ZL1 in questo valico roccioso e ventoso. Ok. Cos'è? Need for Speed Edition questa, sì. Non è quella normale, questa è la Camaro ZL1 Need for Speed Edition. O magari anche quella normale, cioè può anche essere che mi sbaglio io, non è che... No, vabbè. Sfida tempo, andiamo! Ma, bella veloce, eh? Una Camaro con una tenuta così non l'avevo mai visto. Abbiamo ancora usato il nostro. Ma raga, ve lo giuro, vabbè, adesso no. Ma ha una tenuta assurda. Tanto è concentrato sullo sterrato. Ho superato il record, attenzione. Mamma mia ragazzi, fila. Che bellissimo. Che fila a testo passo. A me piace troppo, non so perché, ma mi piace troppo vedere queste curve leggere che vanno verso l'alto. Vaffanculo. Ok, scusate il silenzio, ma straconcentrato. Sono come il coccolino concentrato. Dunque, questa battuta comunque era penosa, andrà tra le peggiori battute del 2014. Yeah, MyNiga, ho preso l'oro MyNiga. Ok, beh, una bella macchina, cazzo, non avrei mai detto. Camaro fila, eh. È anche una bella tenuta sto gioco, mi piace. Mi piace. Ecco, vedete, era edizione Need for Speed. Lo vedete dalla targa, ma... Beh, vabbè, non vorrei sparare una cazzata, perché comunque in Need for Speed le targhe sono tutte targate NFS. Allora, un attimino. Adesso guardiamo. Intanto anche la seconda sfida c'è la... Ah, Camaro, quindi... Pure lì non è segnato Need for Speed Edition. Vabbè. Lo scontro. Camaro ZL1 vs Porsche 991 Carrera S. Pensi di avere la stoffa? Certo che ho la stoffa. Sì, è Need for Speed Edition. Toh, zucca. Camaro ZL1.
Via. Ok. No, non ho visto che tempo è che ha fatto, scusate. 1.54. Bene, ho fatto anche il burnout, yeah! Guardate che sta un contromano, più o meno, per un po' di nostro. Vediamo. Cazzarola, è veloce. È veloce. Maledizione, Porsche. Oh, porca troia. Di qua. Oddio. No, raga, aiuto. Culo. Vai, vai, vai. Vai. Wow. Oh. Contro cosa mi sono schiantato, raga? Minchia, è volata via la macchina. Ma contro che cazzo? Ma vaffanculo. I camini, mannaggia te. Oh, occhio prima che... No, ok. No, 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 ma che cazzo? E che è, oh? Oh, ma... Oddio, raga. No, non ci sto capendo niente. Ma se io tipo non la prendo, sta cazzo di scorciatoia. Secondo me forse è anche meglio. Credevo l'avesse presa lui, mi stavo per alterare. Andiamo avanti sullo sì, ciao, sulla spalla. No, però la buca, dai, cazzo. Riproviamoci, raga, eh. Sto perdendo tutti i flashback solo in sto pezzo qua. No, amico, ti devi levare. Dai, siccome ti sono venuto addosso ho anche rallentato, però. Oh, oh, oh. Cos'è successo, raga? Ma che cazzo è? Perché ha guardato a sinistra? Da solo, tra l'altro, perché io non... Raga, scusate se sto in silenzio, ma mi piace troppo di rapporti, porca troia. Se fosse stato nella realtà avrei lasciato un nebbione. Però vabbè, si sa, questo è un gioco. Cazzo, cazzo, ok, bene. Oh, ma io il nostro non lo uso mai. Dai. No, no. Ditemi che c'era un checkpoint vicino, perché sennò... Maledizione, raga. Sta gara sta andando di me. Madonna, credevo... Dai, ancora giù di notte, va. Maledetto. Che cazzo però, eh. Nei giochi di guerra ci sono i camper dietro. Dietro le dietro ovunque praticamente. Qua in sta gara ci sono i camper che mi vengono addosso. Vaffanculo. Ma cioè, che puoi andare di qua? Dove va? Guarda che io non ho fatto niente, eh. No, è stato per essere... Cioè, le armi, non ho, non... Stavo andando dritto. Qua mi è venuto addosso. Ah, dritto no. Ho cercato di evitare il camper, però. Ma smettili, mi devi addosso. Guarda, adesso le prendi, te lo giuro. Adesso ti vedo addosso finché non muori. Ma va, che stronzo. Porca puttana. Muori, silenzio. Ok.
Dai però, Gianluca. Ok, continua. Sì, sto cazzo usa il freno a mano. Prova te a usare il freno a mano in sto gioco. Allora, corsa Porsche, gara sprint, classe Porsche 991, vabbè, quella che ho appena battuto. Spingi al limite la Porsche 991 Carrera S attraverso la Yosemite National Park. Andiamo. Allora, che bella che è anche questa, però. Andiamo, quella davanti a me è un Audi 4. Se qualcuno mi deve spiegare. Ah vabbè, giustamente sono le auto modificate. Ok, quindi l'Audi l'abbiamo superata. Adesso abbiamo la Renault. No, scherzavo. Adesso abbiamo la Nissan. Porca troia, non so dove sto cercando. Ma io sono più veloce sull'asfalto. Oddio, che bella che è la SLS. Mamma mia ragazzi. Solo che mi sa che è un pelino più veloce della Porsche, così mi farà sclerare di brutto. Vieni. Porca boia. No, no, no. Vieni qua, maledizione. Dove scappi? Ah, aiuto. Di no, non riesco a raggiungerlo lo stesso, ma è epico. Oh cazzo, oh, oh mamma mia, oddio, oh yeah, noi passiamo sotto le cascate, minchia, però sta macchina mi hai rotto, cazzo, questo non l'avevo visto, mamma mia, che liscio che gli ho fatto. Ma levati, madonna, è ingombrante, quella macchina lì, occupa tutta una corsia. Manco fosse un tir. No, no. Porca puttana. Dunque, distrutto. Ma hanno detto che devo dire un po' meno parolacce, quindi proverò a dirne un po' meno, però. Cavolo, capitemi che quando io sono preso. Cioè, ma io penso che tutti quando sono presi dal gioco non stanno lì a badare a cosa dicono. Ci sono delle volte che... No, vabbè. No, ma che cazzo? Cosa cazzo? Cosa cavolo è appena successo? Maledizione. Ma che cazzo? Via, va. Levatevi, perché sto arrabbiando. Fatemi tornare al checkpoint, perché adesso io la Mercedes non la superavo in velocità. Porca boia. Allora, calmi, perché sto pezzo sembra tipo maledetto. Stanno prendendo il giro. Allora, andiamo, sinistra. Oh mio Dio, come faccio per la Renault dietro? Ma che balò, mi ha salvato il culo. Grande Renault, ti stimo. Mi ha salvato il culo, ma tipo spinto a destra come per dire... Come per dire, basta andare addosso ai camper. La madonna. Oh mio Dio, la Mercedes. Oh mio Dio, la Mercedes. Oh mio Dio. Oh mio Dio, stai lì. Bravo. 2 minuti e 11. Medaglia d'argento, che merda. Volevo dire... Dunque, medaglia d'argento. Ok. Andiamo alla prossima sfida, 420 XP, 150 XP, continua. Ok, sfida a San Francisco, gara di rivali,
uso sempre la Porsche, devi affrontare la Lamborghini Aventador. Porca. Usa le tue abilità di guida per dominare le strade di San Francisco. Vabbè, ma io San Francisco sono bravo, dai raga. Su, forza Lucas, forza. Ci vorrebbe la canzone di Rocky in questo momento. Dai, tanto ce la faccio, me lo sento, sono pronto, sono energico. Quant'è che ha fatto il mio amico qua? Se il mio amico qua ha usato due reset... Vabbè, non oso immaginare allora che casino. Ora io, di solito a San Francisco sono bravo, sono sempre stato bravo. San Francisco la so fare abbastanza bene. Oh mio Dio. Oh, che liscio. Ok. Sì, però la Lamborghini è più veloce di me. Non c'è niente da fare, ragazzi. Questo non lo possiamo negare. La Lamborghini è più veloce di me. Ma io sono più furbo. Ma lui è più veloce. Sì, ma che cazzo. Ma vola quella macchina lì. È un jet, non è una macchina. Ma va questo, che curva! Che curva a sinistra quando mi vede passare! Ma va che sei proprio schifoso! Oh! Sei fuori? E io stavo andando dritto, raga! Non so. Sono tutti pazzi suicidi oggi! Ok, questo lo rifaccio al checkpoint perché è andata una merda. Perfetto. Saliamo. Opla! Saliamo. Opla, tagliamo e opla, mamma mia. Adesso qua mi sembra che c'è un'altra curva da tagliare. Me la ricordo. No, è alla fine. Alla fine di questo pezzo qua c'è una curva che si può tagliare. Che cazzo, levati. Eccola lì, infatti. Ah, è anche segnata. Nella corsa non era segnata però. Nella corsa non era segnata quella curva lì, l'avevo fatta, l'avevo trovata io. Ah sì, questa era segnata. Oh, gira macchina. Stavo andando dritta contro il muro, cazzo. Ok. Oh sì, sto pezzo mi piace da morire. Attenzione. Qua bisogna fare un po' di freestyle. Oh cazzo. Qua bisogna fare un po' di freestyle. Forza. È pur sempre più veloce di me, dannazione. Come faccio? Mio Dio, due si sono schiantati vicino. Oh cazzo. No, dai. No, Lamborghini, ti ucciderò. È troppo veloce, raga. Sì, come faccio? Ragazzi, è troppo veloce. Si è bloccata. Si è bloccata tra due auto. Mamma mia ragazzi, mamma mia, che cosa non ho fatto. Che cosa non ho fatto. Però è stato stupido quello che guidava la Lambo, perché è andato a destra dove c'erano praticamente le auto più chiuse, quando poteva andare a sinistra che c'era tanto di quello spazio che faceva paura. Scusate, stavo leggendo un messaggio. My fault, my colpa. My colpa, mia colpa. Un attimino. Allora. Un attimo. Madonna. Telefono del... Ok. Non riesco a scrivere questo telefono. Allora, a rotta di collo, sfida tempo. Lamborghini Aventador. Prendi la Lamborghini Aventador e fatti un giro per Tioga Pass. Un giro giù per Tioga Pass. Oh, finalmente. Adesso sì che si ragiona, ragazzi. Guardate che bella che è. Ah, è fantastica sta macchina. Allora, ci sono solo tre. Oh, oddio, non è che. Sinceramente a me piace di più così. Però vabbè.
magari gli altri erano più veloci, ma io la voglio così. No, che bella, mamma mia ragazzi, dobbiamo andare così, dobbiamo andare così, con la macchina color, non so neanche dire che cazzo di colore è. Cos'è, tipo colore marrone opaco, una roba così, vabbè, insomma è bellissima. Eppure ce l'ha un nome sto colore, ma non mi ricordo com'è. Guardate che bella che è. Mamma mia. Il problema è che io con questa visuale faccio cagare a cazzo. Faccio schifo, non devo dire parolacce. Madonna. Che poi ti dicono tutti su YouTube. Vabbè, non viene. Orca puttana, scusa amico, non volevo farti cagare addosso. Sentite, andiamo avanti così. Top così piuttosto. Così, così non mi piace. oh mio Dio, dove sto andando? Oh, vai! Giù di no? Ma cosa cazzo fa il mio joystick? Che va? Madonna, i joystick dell'Xbox da collegare. No, ok, raga, scusatemi, ma comunque dicevo, i joystick dell'Xbox da collegare al computer della GameStop ne ho una matassa, perché continuo a comprarli e poi non vanno e li ricompro. Porca puttana. Ci sono proprio delle volte che però c'è da dire che con la GameStop non mi sono mai, quasi mai trovato male. A parte che con la PlayStation 2 che ogni tanto poco e diciamo che non andava. Però insomma diciamo che neanche poi così tanto. Diciamo che Dio ogni tanto mi faceva girare anche un po' le balle. Tipo, che gioco è che era? Aspettate, ho preso un gioco, non mi ricordo quale. Ah, Kenny Lynch 2. E quando io apro per giocare a Kenny Lynch, sempre e comunque mi apre Need for Speed Hot Pursuit. Sempre. Non so perché. Non mi fa. Invece di farmi giocare a Kenny Lynch, mi apre Need for Speed Hot Pursuit. Oppure avevo preso Euro Truck Simulator 2, io non ho la versione completa. Ho il CD, ho la demo. Perché? Ah no, non ce l'ho più il CD, gliel'ho anche riportato indietro. Perché? In pratica io l'ho preso e dentro non c'era nessun codice da inserire, no? Aspetta, il codice prodotto, no? Il codice d'attivazione, non c'era. Sono tornato indietro, mi ha detto... devi aspettare che arrivino altre copie. Poi di altre copie non ne sono più arrivate, stranamente, non capirò mai perché. Io mi tengo la demo, tanto comunque si può giocare, non è? Però tante volte insomma, diciamo un picnic. Tante volte diciamo che qualche errorino fanno anche loro. Bando alle ciance. Oddio. Mamma mia. Cazzarola. Oh mio Dio, no, povera. Eh sì, ma curva se la tengo sta. Fatemi ricominciare all'ultimo checkpoint perché ho fatto una gran cagata. No, joystick. Cazzo di joystick continua ad andare a guardarmi a sinistra, scrauso. Ottimo tempo. Yeah, nigga. Oh, ma curva. Puttana.
Dai Gianluca, cazzo. Ho preso tutti i muri, birilli e coni. Con il gelato, confette, tutto preso. Oddio. Mamma mia, come distruggere una Lamborghini, povera. Vabbè. Ok. $725 XP. Ok, perfetto. Continua. Tanto è finita, che cazzo continuo. Vabbè. Allora. Quindi abbiamo finito anche la sfida serie Limited Edition. Nella prossima puntata faremo la corsetta costiera. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi, condividete il video, seguite i video, il canale e le playlist, ma soprattutto divertitevi. Alla prossima puntata di Need for Speed Run. Bella a tutti ragazzi.